Il mercoledì propongo un viaggio nella filosofia moderna e comincerò dal 1543. Il 1543 è l'anno in cui Copernico si decide a pubblicare un'opera alla quale lavora da ormai 30 anni e che aveva sempre esitato a pubblicare, nonostante le pressioni degli amici perché rendesse pubbliche queste sue rivoluzionarie novità. Lui sapeva molto bene che quel che stava dicendo era sconvolgente, perché andava contro i sensi, andava contro la Bibbia, andava contro le tradizioni, contro la Chiesa, no? Però nel 1543 sta male, sente di essere vicino alla fine e si decide a pubblicare quest'opera di non facile lettura. Noi cominceremo di lì e poi vedremo che questa rivoluzione, no, straordinaria, che comincia dall'astronomia ma poi travolge, rivoluziona tutti gli altri aspetti della cultura, ecco, questa rivoluzione subirà ben presto delle interpretazioni divergenti. In particolare, verso la fine del Cinquecento, avremo da una parte Giordano Bruno, no, che accoglie con entusiasmo questa prospettiva rivoluzionaria di Copernico e la lega alla sua concezione degli infiniti mondi, mondi divini, animati, no? Mondi animati. Negli stessi anni, all'inizio del Seicento, c'è Keplero, no? Che aggiusta il sistema copernicano e propone un'interpretazione del mondo in radicale opposizione a quella di Giordano Bruno. Parla del mondo come di un orologio perfetto. Dio è l'ingegnere stellare, il grande orologiaio, no, che ha costruito questo magnifico artificio. Ecco, l'idea del mondo come un artificio perfetto. No? Vedete come le due interpretazioni della rivoluzione copernicana siano radicalmente divergenti. Dietro Keplero si muoverà Galileo, si muoverà Cartesio, no? E dietro Giordano Bruno si muoveranno coloro che tenteranno in qualche modo di opporsi alla concezione meccanicistica del mondo, no? All'idea che il mondo sia appunto un orologio. E queste due concezioni, guardate, si ripropongono anche nei secoli successivi, anche in tempi recentissimi. Per esempio, il creatore del microprocessore, Fagin, ha pubblicato un'opera in cui dice che la concezione del mondo che scaturisce dallo spirito che ha reso possibile la creazione del microprocessore non è soddisfacente. Ci vuole, no, un approccio alla realtà diverso, che tenga conto della coscienza, ecco, mette la coscienza. Vedete come questo ingegnere, questo inventore, questo scienziato, questo che ha aperto la rivoluzione informatica, no, al termine della sua attività, torna ad una concezione del mondo che è poi quella di Giordano Bruno. E difatti, in quel suo libro che ha come titolo Irriducibile, no? Cioè che non può essere ridotto ad una lettura di tipo matematico, tecnico, no? Fa molte citazioni, non solo di mistici, di Plotino, ma anche di Giordano Bruno. Ecco, quindi il viaggio, no, si muoverà in questa direzione. Per capire questa divergenza, tenete presente che la medicina ufficiale è figlia della concezione di Keplero, di Galileo, no, e di Cartesio. Ma c'è una medicina alternativa, cosiddetta olistica, che invece si richiama alla concezione di Giordano Bruno.
Bene, vi aspetto e speriamo di fare un bel viaggio.